Ultima ora. Ragazza di 16 anni uccisa da due amici coetanei. Sui telefoni la scoperta shock. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Un dramma scioccante ha colpito una comunità quando una giovane di soli 16 anni è stata tragicamente uccisa. I colpevoli di questo atroce omicidio sono stati identificati come due coetanei, un ragazzo e una ragazza, che hanno pianificato con cura l'intera sequenza di eventi. L'omicidio è avvenuto in un parco, dove i due assassini hanno attirato la vittima con l'inganno, proponendole di sniffare droga. Ciò che segue è agghiacciante. La giovane è stata brutalmente uccisa con ben 28 coltellate in un attacco prolungato e violento. La scoperta macabra del suo corpo è avvenuta grazie a un passante che, allertando immediatamente la polizia e i soccorsi, ha cercato di porre fine a questa tragedia. I medici, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a rianimarla, poiché i danni inflitti dai colpi di coltello erano troppo gravi. La vittima, chiamata Brianna, era una giovane transgender, nata come maschio, ma che da alcuni anni si vestiva e identificava come una ragazza. La sua storia prende una piega ancora più inquietante quando emerge che Brianna conosceva i suoi assassini. In particolare, sembra che la coetanea fosse ossessionata da lei, vedendola in modo molto diverso dagli altri. Nel corso del tempo, l'interesse della coetanea per Brianna ha assunto toni oscuri, spingendola a pianificare l'assassinio. Il mistero che avvolge questa tragica storia solleva numerosi interrogativi sulla natura della relazione tra la vittima e i suoi assassini. Cosa ha scatenato questa ossessione? Quali eventi hanno portato a una pianificazione così malefica? I commenti sono aperti per le vostre teorie e speculazioni su questo oscuro intreccio di vite giovanili che ha portato a una fine così tragica.